chiama WASP-189b, si trova fuori dal nostro sistema solare e orbita cuore a cuore con la sua stella madre. È lui il primo pianeta lontano analizzato dalla missione europea CHEOPS. WASP-189b è stato scoperto nel 2018, ma solo grazie ai raffinati strumenti di CHEOPS, sonda partita alla caccia di mondi alieni lo scorso dicembre, abbiamo scoperto le sue principali caratteristiche. È caldo ed estremo. Questo pianeta, infatti, si trova 20 volte più vicino alla sua stella rispetto alla distanza Terra-Sole e completa un'orbita in appena 2,7 giorni. La sua stella, oltre ad essere più grande, è anche 2200 gradi più calda del nostro Sole. Per questo motivo la temperatura del mondo alieno è estremamente alta e raggiunge i 3200 gradi. A una temperatura simile, per capirci, anche metalli come il ferro si sciolgono e si trasformano in gas, rendendo l'esopianeta chiaramente inabitabile. Per questa volta, insomma, il sogno di trovare tracce di vita al di fuori della Terra è già tramontato. Per caratterizzare il sistema planetario, CHEOPS ha osservato il transito di WASP-189b davanti alla sua stella. I transiti possono rivelare molto sulle dimensioni, la forma e le caratteristiche orbitali di un pianeta. Questo tipo di tecnica ce l'aveva spiegata Fabio Favata, capo ufficio strategia, pianificazione e coordinamento dell'ESA, al momento del lancio di CHEOPS, partito dalla base di Kourou in Guyana francese. È un pochino come cercare di vedere, guardando con un binocolo un faro, una farfallina notturna che cerca di passare vicino al faro, ovviamente sarà accecato. CHEOPS quindi non vedrà il pianeta direttamente, ma vedrà il pianeta quando passa di fronte alla stella, ne oscurerà leggerissimamente la luce, e questo ci permette per esempio di misurare con precisione la dimensione del pianeta rispetto alla stella. Inoltre, vedendo gli orari precisi di passaggio del pianeta, anche di capire se questo pianeta ha delle lune intorno o se vi sono altri pianeti nel sistema, ci permetterà quindi di capire molto di più su questi mondi misteriosi e numerosissimi, oramai sappiamo essere numerosissimi, ma anche così diversi dai pianeti del nostro sistema solare. La caratterizzazione del sistema planetario WASP-189b da parte della sonda CHEOPS è stata un'occasione preziosa per mettere in mostra le sue capacità, ha commentato Mario Salatti, responsabile dell'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione del telescopio di CHEOPS. Il fotometro di bordo, spiega Salatti, ha misurato accuratamente la variazione di luminosità del sistema stella-pianeta durante il transito e a cavallo dell'occultazione, permettendo quindi di stimare anche la temperatura superficiale del pianeta. L'orbita di WASP-189b è inclinata e il pianeta sembra essere più grande di quanto si pensasse, quasi 1,6 volte il raggio di Giove. La stella invece ha rivelato un aspetto asimmetrico, non perfettamente rotondo, e risulta essere più grande e più fredda all'equatore rispetto ai poli. La missione CHEOPS nasce dalla collaborazione di scienziati e ingegneri, istituti di ricerca, università e industrie di 11 paesi europei, guidati dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla Svizzera. L'Italia, anche grazie al supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana, ha un ruolo di primaria importanza, sia per il contributo allo strumento, sia per l'apporto scientifico. I ricercatori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a Catania e a Padova hanno elaborato il progetto ottico del telescopio e affiancato l'industria selezionata dall'ASI per la realizzazione degli specchi, dell'ottica di back-end e per le operazioni di integrazione, allineamento e test del telescopio, il cui modello di volo è stato consegnato al consorzio CHEOPS nel maggio del 2017.